Continua l'offensiva del PD e del capogruppo consigliare Enzo Servalli contro la nuova viabilità del trincerone ferroviario e in un comunicato stampa annunciano che sarà avviata una raccolta di firme per chiedere una modifica all'intero progetto che invece di ricongiungere la città tagliata dalla ferrovia, secondo Servalli, l'ha ulteriormente scollegata e punta il dito contro il sindaco Marco Galli e alla sua amministrazione, accecata, a suo dire, dall'ansia di concludere un'opera da mostrare come trofeo in campagna elettorale, sprecando una occasione colossale per migliorare la qualità della vita dei cittadini cavesi. Non solo raccolta di firme, ma anche un momento intenso di confronto con la cittadinanza, chiamata ad esprimersi sulle problematiche scaturite dalla conclusione dei lavori del trincerone, che secondo il capogruppo del PD Cavese si stanno rivelando un colossale spreco di risorse. In pratica la montagna ha partorito un topolino per la dissennatezza con la quale si è proceduto. Allo studio dello staff di Servalli, che ufficiosamente sembrerebbe aver sciolto le riserve sulla propria candidatura alle primarie per la scelta del candidato sindaco del PD e di parte del centro-sinistra, una revisione totale dell'intero progetto del trincerone ferroviario, che ad una prima analisi sembrerebbe avere addirittura dei gravi vizi progettuali alla base delle soluzioni adottate in sostituzione dei ponti di via Tommaso di Savoia e di via Atenolfi.